Sì, un saluto alla Presidente Boldrini, alla Sottosegretaria Boschi, un ringraziamento vivissimo alla Presidente Ferranti per aver organizzato questa occasione di confronto. Io vorrei partire da un aneddoto che mi stimola poi ad aggiungere altre cose. Il primo viaggio che ho fatto all'estero da Ministro della Giustizia è stato per andare a firmare un accordo per rimpatrio detenuti con il Regno del Marocco. Incontrando il Presidente della Corte Suprema, che presiede il Consiglio di Giustizia del Marocco, mi spiegava che tra i limiti di una riforma dell'attuale assetto che vogliono riformare, anche guardando un po' di più, diciamo così, all'impianto delle democrazie occidentali, c'era il fatto che nel loro Consiglio di Giustizia c'era soltanto un terzo di donne. Io mi sono guardato bene dal dire che nel nostro paese in questo momento ce n'erano soltanto tre. Parto da questa cosa perché sono convinto del fatto che davvero questo sia un tema di grandissima importanza, di grandissima rilevanza. Credo che sia giusto richiamare il dato che è stato ora proprio chiamato in causa dalla Presidente Ferranti. Non c'è soltanto il fatto che, come ci ha detto il Procuratore Generale lo scorso anno, le donne per la prima volta hanno superato il numero degli uomini nell'ambito della magistratura ordinaria, ma c'è anche il fatto che tra le nuove generazioni, cioè tra le tirocinanti sono oltre il 60% le donne. Lo ricordava la Presidente Boldrini, la prima apertura alla magistratura alle donne in magistratura è del 63 con la legge numero 66, ma le prime 8 donne entrano soltanto nel 65. Ora io credo che dobbiamo un po' ripercorrere per dare una risposta a quel perché, la strada che abbiamo fatto fino a qui. C'è stato un bell'articolo di qualche tempo fa che ha pubblicato la stampa sulla lunga marcia incompiuta delle donne in magistratura. E là si dà conto di un dato di partenza che spesso viene un po' tralasciato. Siccome il passato viene sempre un po' idealizzato, si trascura di raccontare il fatto che tra i costituenti questa discussione si fece. Ci furono interventi che non suscitarono particolare scandalo nel 1947, che sostennero che la donna deve rimanere la regina della casa. Essa non è indicata per la difficile arte del giudicare. Nella sua costituzione psichica la donna non ha le attitudini per fare bene il magistrato. Giovanni Leone, che poi divenne Presidente della Repubblica e fu artefice sostanzialmente della parte che disciplina il funzionamento della giurisdizione nella Costituzione, era un po' più aperto, diceva no, che le donne potevano anche accedere, ma con una certa cautela, ed era un traguardo che andava rinviato molto in là nel tempo, perché ancora le donne non erano culturalmente preparate per accedere a questo tipo di funzioni così delicate. E questa è la discussione che ci fu alla Costituente, fu una discussione che devo dire non suscitò un'insurrezione, fu ritenuta, diciamo, in qualche modo espressione dello spirito del tempo. Non sono passati 70 anni sono passati. sono passati 70 anni, ma non dei secoli. Quindi, da questo punto di vista, se poi pensiamo che il primo effetto si produce soltanto nel 65, capiamo bene quanta fatica c'è stata nel partire. E credo da questo punto di vista che sia molto interessante la rilettura e la meditazione di un bellissimo libro che ha scritto Gabriella Luccioli, che è la prima donna che ha assunto funzioni rilevanti all'interno della magistratura, una di quelle 8, che sottopone ancora oggi temi di grandissima attualità rispetto alla questione del tetto di cristallo.
Le donne, come è stato detto, devono ancora affrontare discriminazioni, limitazioni, pregiudizi, in particolare per giungere all'apice della loro carriera, che è stata, stata considerata per moltissimo tempo una prerogativa maschile, consapevolmente come se si trattasse di uno stato naturale delle cose. Vorrei ricordare un altro episodio. Nel 1983, 2 anni dopo la nomina di Sandra O'Connor a primo giudice, giudice donna della Corte Suprema degli Stati Uniti, lei stessa si trovò a prendere carta e penne e a scrivere al New York Times per rettificare un articolo che era stato pubblicato. Il quotidiano, un quotidiano così autorevole, infatti aveva parlato dei 9 uomini della Corte Suprema. E Sandra O'Connor, che nel 1957 era stata rifiutata da decine di studi legali perché era una donna, scrisse nella sua famosa e divertente risposta al New York Times, proprio nell'83, questo: in base alle informazioni che mi sono disponibili e che avevo creduto fossero disponibili pubblicamente per tutti, da oltre 2 anni la Corte Suprema degli Stati Uniti non è formata più da 9 uomini. Se avete informazioni divergenti vi ringrazierei molto se riusciste a inoltrarmele. Però convinzione, la Corte Suprema coincideva con i 9 uomini, cioè era praticamente un'equazione che veniva data per scontata. Noi abbiamo provato a fare alcuni passi in ambiti diversi, e la domanda è pertinente. Noi non siamo riusciti ad affrontare in questa fase la riforma del Consiglio della magistratura, del Consiglio Superiore della Magistratura, perché? Perché abbiamo fatto molte altre cose molto complicate. Io vorrei ricordare che in questa legislatura abbiamo varato l'anticorruzione, la riforma degli acoreati, il DDL penale, il nuovo codice antimafia che è in lettura al Senato, gli interventi sul civile, la riforma del processo civile, l'introduzione della responsabilità civile dei magistrati. Abbiamo avviato un lavoro che riguarda e abbiamo concluso un lavoro che riguardava la geografia giudiziaria, quindi, come dire, quella corsia era intasata. Noi poi tra l'altro ci siamo trovati in una fase in cui cambiava il Consiglio Superiore della Magistratura, l'allora Presidente della Repubblica ci chiese di attendere il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura prima di avanzare una proposta. È chiaro che questa cosa andò in coda rispetto alle altre questioni che erano state poste, quindi in qualche modo non vedo oggi la possibilità di una discussione da qui alla fine della legislatura che chiuda organicamente questo tema in modo definitivo, essendo un tema fortemente divisivo. Stiamo parlando di una questione che ha diviso il Paese per moltissimo tempo e alla quale credo sia difficile pensare di dare una risposta nei prossimi X mesi che abbiamo di fronte, però penso che sia giusto incidere in questo senso, nel senso che viene proposto dalla riforma di legge. Già noi abbiamo approntato una modifica del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali, che va esattamente nella direzione della proposta di legge. Una peculiarità, nel collegio degli assistenti sociali stiamo pensando a come garantire la quota maschile, perché sono in netta minoranza. Però qui c'è anche un tema che dobbiamo dirci con grandissima franchezza: qui c'è anche una responsabilizzazione che va in qualche modo fatta nei confronti della magistratura associata e in particolar modo delle correnti, perché quando le correnti hanno deciso di candidare le donne sono state elette. Questo è un dato. C'è stata una corrente che ha deciso in due consigli fa di candidare 4 donne, 3 furono elette. Non tutte le donne sono state elette quando sono state candidate, però certo che se questo è avvenuto, anche perché spesso non c'è stato il sostegno adeguato delle correnti. E questo è un dato, diciamo così, che non risolviamo a meno che non prevediamo quella
riserva di quota che non possiamo risolvere se non sollecitando un'iniziativa di carattere politico delle correnti e della magistratura associata nel suo insieme. Io penso che la strada indicata sia una strada giusta e penso che possa anticipare in qualche modo anche le finalità che ci eravamo prefissi nella proposta di riforma della legge elettorale. Cioè, perché l'effetto collaterale di questa riforma, di questa piccola norma, può essere una cosa che va al di là della questione dell'equilibrio di genere, cioè scompaginare la prevedibilità dei prossimi eletti al Consiglio Superiore della Magistratura. Io più o meno vi posso dire chi saranno, ecco, ve lo dico con una cosa. Se si passa alla doppia preferenza, qualche incognita in più può essere prevedibile, e da questo punto di vista lo ritengo un fatto assolutamente positivo e salutare. In questo senso credo che si dia una risposta a un tema che noi, come dicevo, non siamo riusciti ad affrontare compiutamente, che è quello del non superamento del correntismo che ancora oggi caratterizza in qualche modo il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Io non sono uno che ha mai demonizzato le correnti, sono sempre stato contro il sorteggio, ma sono convinto del fatto che ancora c'è molta strada da fare per andare in una direzione che affermi un pieno riconoscimento esclusivamente meritocratico. Il Consiglio in questo mandato ha fatto dei passi avanti, è un testo unico che afferma delle cose molto importanti, però non possiamo ancora dire, diciamo, che la questione sia compiutamente risolta. Lo dico perché l'ho ripetuto molte volte. Io mi sono preso la briga di andare a visitare i 10 tribunali che funzionano peggio in Italia. 7 di questi sono a pieno organico di magistrati, a pieno organico di personale amministrativo rispetto alla questione delle carenze. La risposta che ci si può dare allora sul perché non funzionano quei tribunali è abbastanza semplice, perché probabilmente sono stati diretti molto male, e questo può succedere, o per molto tempo non sono stati diretti, questo è un altro problema. Il fatto che alcuni dei presidenti di quei tribunali siano poi diventati presidenti di corte d'appello è una cosa che, diciamo così, parliamo di cose successe in passato, ma da questo punto di vista, diciamo così, l'esigenza di una riforma della legge elettorale secondo me c'è. Non riusciamo a fare una nuova legge elettorale, proviamo a introdurre questo elemento che penso che possa essere un piccolo elemento di cortocircuito rispetto, diciamo, alle dinamiche che si sono instaurate nel corso di questi anni. Quindi io vedo questa portata politica ulteriore in questa scelta. Dobbiamo guardare il bicchiere un quarto pieno, diciamo. Incominciamo ad avere oggi donne che presiedono corti d'appello, aumenta il numero delle presidenti di tribunale. Se c'è invece un ambito nel quale ancora le donne sono assolutamente minoranza è nell'ambito delle procure. Nell'ambito delle procure la presenza delle donne è assolutamente trascurabile, diciamo. Ora non mi ricordo se recentemente qualcuno è stata nominata. E qui c'è, come dire, un altro step da affrontare ancora. Cioè, la donna è riconosciuta finalmente in grado di avere l'equilibrio del giudicare, ma non fino in fondo, diciamo, così forte e così capace di condurre, diciamo, un'attività di carattere inquirente. Questo è il pregiudizio che sta dietro questi dati che rappresento. Ora, noi abbiamo ampissimi esempi in Italia che dimostrano il contrario, diciamo, di questo fatto, ma questa è la riserva mentale che io credo ancora oggi spesso caratterizza le scelte che vengono poi compiute. Certo, c'è anche il tema della possibilità di combinare vita familiare e attività
professionale che per le donne e per certe funzioni è dirimente e pesa in modo molto, molto significativo. Però io credo che ci sia anche da fare, anche in questo caso, una riflessione di carattere culturale su perché ancora alcune funzioni, mentre cominciamo a vedere crescere sostanzialmente un peso nell'ambito della magistratura giudicante, anche se sempre in modo troppo lento rispetto a quei numeri che davamo sul rapporto all'interno del numero complessivo dei magistrati, dobbiamo continuare a sottolineare come invece appunto nell'ambito della magistratura inquirente questo tetto di cristallo ancora non solo non si è rotto, ma non si è nemmeno incrinato. Questo è un punto su cui sarebbe necessaria una riflessione a parte e specifica. Io quindi non posso che garantire l'appoggio a questa proposta che ha fatto la Presidente Ferranti del Ministero, ma credo poi parlerà la Sottosegretaria Boschi, credo che ci sia una valutazione comune del Governo, per queste ulteriori ragioni che aggiungo, cioè che riesce a fare qualcosa che io non sono riuscito a fare, cioè riesce ad affrontare in qualche modo incidentale un tema che io non sono riuscito ad affrontare compiutamente, perché è vero, l'attuale legge elettorale è una legge elettorale che ha sortito esattamente l'opposto degli effetti che si era prefisso il legislatore. E tra l'altro con meccanismi che non sempre sono salutari anche per la trasparenza delle dinamiche politiche, insomma, scambi di voti tra una realtà e l'altra, elementi che non sono stati risolti, a mio avviso, lo dico con molta franchezza, neppure dalla scelta pure positiva di fare le primarie, ma non hanno, secondo me, risolto la questione. Quindi io penso che ci vuole un'altra legge. Il gruppo di lavoro che ha lavorato ha prodotto due o tre ipotesi che se fossimo passati agli articolati avremmo sottoposto alla discussione aperta anche in un confronto con l'Associazione Nazionale Magistrati e con naturalmente il resto dei soggetti della giurisdizione. Non ce l'abbiamo fatta e credo che la questione però in qualche modo la possiamo iniziare ad affrontare con questo. Aggiungo una cosa, che credo che lo stesso tema si ponga nella rappresentanza di vertice dell'avvocatura. Il numero delle donne presenti nel Consiglio nazionale forense è assolutamente ridicolo rispetto al numero delle donne che oggi fanno l'avvocato in questo paese. La modifica che abbiamo introdotto, nel regime elettivo degli ordini, aiuterà, a produrre dei cambiamenti. E però credo che ci sia da provare a riflettere anche là su come riusciamo ad accelerarli e ad avere dei risultati in tempi auspicabilmente meno lunghi di quelli che ci separano dalle parole di Giovanni Leone. Grazie. Ministro, le giro una provocazione raccolta. Vada a rivedere i 10 tribunali che funzionano peggio, dato che non è un problema di copertura dei posti, forse è un problema di genere degli uffici direttivi. Purtroppo no, non posso dire questo. Diciamo sì che se essendo meno le donne che presiedono i tribunali, sono anche meno le donne che hanno diretto male i tribunali, quindi questo dal punto di vista, però devo dire che c'è qualche caso che non sconfigge questa deduzione che Esatto. lei ha provato a introdurre. Credo, diciamo, che problemi nella selezione di capi degli uffici che abbiano una più spiccata attitudine organizzativa riguardino in questo momento entrambi i generi. Ecco, per non avventurarmi poi in stereotipi secondo le quali le donne hanno più o meno doti organizzative, credo che basta limitarsi al fatto che oggi non possiamo dire che le donne hanno diretto male i tribunali perché sono pochissime, Appunto, proviamo. ma qualcuno che, qualcuna che è stata messa alla prova e non ha fatto benissimo c'è stata. Grazie, Ministro. La sottosegretaria